Domenica Live diverse persone hanno testimoniato che Giorgio Tambellini ha davvero tradito Francesca De André. Ecco tutti i dettagli. Domenica Live, Giorgio Tambellini ha tradito Francesca De André. Nell'ultima puntata della stagione di Domenica Live andata in onda il 19 maggio, Barbara D'Urso ha mostrato le foto del settimanale Oggi. In queste foto Giorgio Tambellini, fidanzato di Francesca De André, baciava appassionatamente una ragazza mora. Durante il dibattito è emerso che la serata in questione è precedente il lunedì in cui Giorgio è entrato nella casa del Grande Fratello 16. Barbara D'Urso è rimasta molto colpita da questa notizia, punto lui, avendo fatto tutto questo, è entrato come se niente fosse nella casa. Ma allora ci ha preso in giro tutti. Nel corso della puntata sono emersi davvero molte testimonianze che non lasciano dubbi. La testimonianza del paparazzo. Le telecamere di Domenica Live hanno raggiunto il paparazzo che ha scattato le foto. Quest'ultimo ha dato ulteriori dettagli di quello che ha visto. Oltre al bacio, ha visto Giorgio e la ragazza mora salire in macchina e appostarsi in una vietta poco lontana. In macchina si sono scambiati altri baci. Non solo, poi hanno cambiato posto e sono spariti per mezz'ora. L'audio di Biagio Danelli. Che cosa è successo nella mezz'ora in cui Giorgio e la ragazza sono spariti? Un'amica in comune di Giorgio e Francesca ha mandato un audio WhatsApp a Biagio Danelli che in trasmissione l'ha fatto ascoltare alla sorella di Francesca, Fabrizia De André. Entrambi hanno poi raccontato sommariamente che cosa conteneva. L'amica ha svelato tutti i dettagli di quello che hanno fatto in macchina Giorgio e la ragazza. Secondo lei, Giorgio ha ammesso con lei e con altri di aver avuto un rapporto intimo con la ragazza mora. La testimonianza di Gwendalina Canessa. Anche Gwendalina Canessa ha confermato ciò che viene detto nell'audio mandato a Biagio Danelli. Secondo una sua fonte è tutto vero e in quella mezz'ora Giorgio ha davvero tradito Francesca De André. L'ex gettina ha anche fatto un appello alla ragazza che, forse, Barbara D'Urso le mostrerà durante la diretta del Grande Fratello 16. Come reagirà Francesca De André a tutto questo?